Allora Tiziano, oggi Pozzallo, finale e Coppa Sicilia di questo campionato di calcio a 5 femminile, targato Xen, ma sicuramente con la tua grossa competenza, la tua organizzazione. Ci lo racconti un po' come è andato? Sì, questo è il secondo anno che noi stiamo facendo questa esperienza, iniziata l'anno scorso, e abbiamo fatto prima un campionato interprovinciale tra provincia di Ragusa e provincia di Siracusa. Quest'anno abbiamo rifatto la stessa esperienza, all'attivo ci sono state 5 squadre, tra cui 3 della provincia di Ragusa e 2 provincia di Siracusa. Questo campionato è stato organizzato per dare la possibilità alle ragazze di poter crescere, di potersi divertire e giocare senza vincoli, impegni, assicuramenti di partita. Infatti senti, noi ci siamo visti spesse volte nell'arco di questi anni, perché diciamo sì. Il calcio a 5 onestamente, la provincia di Ragusa e Siracusa sei tu. Mi dici come sta andando questo calcio a 5? Tu hai sempre manifestato la difficoltà a trovare facilità ad organizzare campionati e a trovare ragazze. Questo 2017-18 come è andato? Allora, io posso dire rispetto agli altri vari campionati, diciamo tra virgolette provinciali, sono riuscito a mettere sul campo 5 squadre, anche se tra Ragusa e Siracusa siamo riusciti a fare questo campionato, diciamo che è un parallelo della Serie D. Sì. Cos'è una velata polemica magari con la FIGC che non è riuscito a organizzarlo? No. Lasciamo perdere questi discorsi. Diciamo, io parlo da simpatizzante, da appassionata del calcio femminile, perché il calcio femminile purtroppo già sappiamo la situazione e la mentalità che c'è, che è qualcosa da portare avanti, anzi rispetto agli anni da quando ho iniziato io, più di 30 anni ad oggi, le mamme diciamo sono incominciano disposte a seguire, più disposte a mandare le figlie dentro un campo da calcio e si accaniscono quando li vedono giocare. Ma effettivamente diciamo oggi, ecco, diciamo, il pubblico non è poco attorno qui al campo della Pozzallo. E soprattutto se hai potuto notare molte ragazzine, molte ragazzine seguite dalle famiglie. E questo già a me mi riempie di orgoglio, perché è un messaggio che stiamo riuscendo piano piano a trasmettere. Tu parlavi dei tuoi 30 anni di carriera, 30 anni che ti hanno portato adesso a essere responsabile regionale dell'Occidente per il calcio femminile. Sì, mancava anche questo. Ecco, mancava anche questo. Dalla provincia di Ragusa alla regione Sicilia, sì, la differenza c'è? Certo, adesso più impegni, e infatti inizio diciamo a pensare un più po' grande, più alla grande. Sono riuscito in questi 2 anni a fare questo campionato interprovinciale e adesso sto mettendo un po' sulla carta, con l'aiuto del mio presidente regionale e il mio presidente provinciale, sono Maurizio ad ambiarci per tutta la Sicilia. Infatti già ho dei contatti con delle squadre di Agrigento, con delle squadre di Catania, perché ho un progetto in mente, vediamo se riesco a portarlo avanti. Allora, Sergio Cassisi, presidente dell'Oxen, che sta avendo un successo fortissimo, e oggi siamo qui per questa finale del campionato di calcio a 5. Come siete arrivati ad organizzare questo campionato di calcio femminile, che non è facile? Vabbè, il merito ovviamente non è solo del CSN, ma soprattutto di Tiziana Maggio, che da qualche mese ricopre per noi l'incarico di responsabile regionale del calcio femminile. Tiziana Maggio è un'istituzione, un mondo del calcio, quindi è conosciutissima da questo punto di vista. Stasera stiamo vedendo le finali, sia per il terzo e quarto posto tra la Pozzallos, di cui siamo ospiti, quindi grazie, qui a Pozzallo, siamo qui a grazie ad Alessandro Graziano che ci sta ospitando qui nei suoi campetti, e alla ASD Rosolini. Subito dopo faremo la finale del primo e secondo posto tra la Buffalore e la Netenzia, un'altra associazione. Questo è stato un campionato che ha raccolto 2 province, no? Ragusa e Siracusa, perché forse ancora il calcio femminile, come parlavamo prima con Tiziana, non è ben sviluppato. Il calcio femminile è uno sport di nicchia, difficile da praticare, dove ci sono pochissime atlete, ma per fortuna quella che lo pratica ad altissimo livello. Stasera ci stiamo divertendo, siamo in questo momento, credo, 5-4, quindi abbiamo visto ben 9 gol all'interno tra il primo e il secondo tempo, e ancora non è finita. Senta, io la domanda più che altro si allarga all'Oxen. All'Oxen siete 150 società in provincia di Ragusa, quindi siete i leader
di quelle che sono le associazioni di promozione sportiva, un po' diversa dalla federazione, sarebbe, diciamo, il primo livello che permette ai ragazzi di accedere allo sport e per poi eventualmente salire. Come si gestisce un'associazione così grossa? Noi siamo il primo livello di promozione sportiva ormai da tantissimi anni. Abbiamo circa il 40% dell'associazione in provincia di Ragusa affiliata con noi. Siamo 15 enti di promozione sportiva, noi siamo i primi, così come dicevi, con oltre 150 associazioni di Gestocone. Siamo un gruppo di persone che viviamo per lo sport e ci vediamo nello sport. Quindi siamo un team di circa 18 persone che si occupano all'interno delle varie discipline di seguire lo sport. Io in questo momento ricopro il ruolo di presidente, quindi mi onoro di poterlo fare. Che sei anche una responsabilità a livello nazionale nello XEN. Sì, perché non bastava quella provinciale, anche regionale. Sì, sono consigliere regionale. Da marzo dell'anno scorso sono stato eletto dirigente nazionale, siamo 12 in Italia e ho il piacere di essere l'unico per la Sicilia a rappresentare i colori della nostra terra a Roma e all'interno della direzione nazionale. C'è un prossimo importante avvenimento in provincia di Ragusa, che sono questi giochi di questa sorta di Olimpiadi dello XEN. Di maggio, no? Abbiamo diverse scadenze. La prossima data è domenica prossima, 15 aprile, siamo al Palaminardi con un interprovinciale, in questo caso di danza sportiva. Attendiamo circa 700-800 iscritti per partecipare a questa manifestazione, che credo sia una tra le più importanti in Sicilia in questo ambito. Subito dopo, il weekend successivo, un corso di formazione per l'associazione, perché adesso il mondo... Hanno fatto un gol, assolutamente. E quindi abbiamo un altro corso di formazione, grazie al nostro dirigente nazionale Francesco Denardo, per formare ancora di più le associazioni. E il weekend dopo, l'ultimo weekend di aprile, che va dal 28 al 1 maggio, i campionati regionali che li faremo qui a Castalia, in cui faremo incontrare le migliori discipline che praticiamo in Sicilia all'interno di una kermesse di 4 giorni. Prendi palle e tira, tira, tira! Allora, presidente Agricola, lei è venuto come rappresentante regionale dello XEN a seguire queste finali, ma lo XEN è una realtà a livello regionale, no? Sì, è una realtà a livello nazionale, tra l'altro è uno tra gli enti più importanti in Italia e in Regione Sicilia siamo tra i primi posti. Come gestire queste società, tante società di diversi sport, ognuno con le proprie esigenze, le proprie richieste, le proprie necessità? Beh, diciamo che è un po' difficoltoso, appunto per come diceva lei, essendo che gestiamo diversi sport ed uno diverso dall'altro, con forma mentis totalmente diversa, diventa un po' complicato gestirle, ma alla fine abbiamo dei presidenti provinciali che sanno fare il proprio lavoro e lo sanno fare anche bene. Senta, lei ha una visione regionale, cosa manca allo sport regionale? Beh, manca quindi parliamo di qualcosa di politico. Sì, manca un supporto, un sostegno che sino ad oggi è stato dato, sì, ma in modo misero. Ci vorrebbe un supporto molto più forte, perché lo sport soprattutto è sociale e coinvolge la società contemporanea.